Il participio presente ha funzione verbale quando è usato a tutti gli effetti come un verbo che esprime una proposizione subordinata contemporanea rispetto a quello del verbo reggente. Si parla in questo caso di participio congiunto. Esaminiamo la prima frase. Confidentes auxilis obsessi amplius obduraverunt. Confidando nei rinforzi, confidentes auxilii, gli assediati resistettero più a lungo, obduraverunt amplius. In questo caso abbiamo tradotto confidentes, che è il participio presente di confido, confidere, con un gerundio, cioè con una subordinata implicita, perché il soggetto della principale e il soggetto della subordinata coincidono. Infatti è possibile tradurre il participio presente quando ha valore di verbo con il gerundio se è al nominativo, cioè se il participio presente si trova al nominativo, come in questo caso. Esaminiamo la seconda frase. Milites flumen transeuntes petiti sunt. I soldati transeuntes flumen, qui abbiamo il participio presente di un verbo irregolare che è transeo, che significa attraversare. I soldati petiti sunt furono attaccati, sottinteso, dai nemici, transeuntes flumen, mentre stavano attraversando il fiume. Qui abbiamo tradotto transeuntes, concordato con milites, quindi participio presente, con una subordinata temporale. Quindi è possibile tradurre il participio presente quando ha valore di verbo, cioè di participio congiunto, con un gerundio, oppure con una proposizione temporale, causale, concessiva o ipotetica, cioè con una subordinata esplicita introdotta da una congiunzione subordinante. Thank you.